È stato un momento molto formativo per me, e quindi, però, detto questo, io là sono stato poco, ma ho conosciuto anche tante persone che tuttora mi vogliono bene, abbiamo stretta amicizia, quindi è per me una partita come tutte le altre. Anzi, il presidente Notari e il direttore Pannacci sono stati i primi che hanno creduto in me. E al di là di come è finita, però io a loro sarò sempre riconoscente. Affrontiamo una squadra che è costruita per i vertici della classifica, e quello al di là di quello che viene detto in giro, ma quando una squadra acquista giocatori del calibro di Fantacci, Sarau, Migliorini, Boulevardi, Cittadino, questo la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa società. Affrontiamo una squadra che è il terzo anno con lo stesso allenatore, quindi può dare seguito alla propria metodologia di lavoro, alle proprie idee di gioco. E quindi è una partita estremamente complicata. Affronteremo una squadra che, come valore fisico e valore tecnico, è una squadra estremamente importante, tra le migliori del girone, ed è per noi un bel test per capire a che punto siamo. È chiaro che noi abbiamo già affrontato squadre di grande blasone con ambizioni di vertice della classifica, abbiamo fatto molto bene in termini di prestazione. Qualche volta siamo usciti sconfitti in maniera immeritata, come a Chiavari, qualche altra volta come Modena e Siena siamo riusciti a fare un risultato positivo, anche se era un pareggio. È chiaro che noi vogliamo continuare a vedere i nostri miglioramenti e cercheremo di fare una partita coraggiosa, di grande personalità, cercando di mettere in difficoltà una squadra importante. Noi sappiamo che abbiamo iniziato un percorso a fine luglio. Questo percorso ci ha fatto intraprendere le prime partite giocando molto bene, però non arrivando a risultati. Ora siamo riusciti a fare anche delle partite, tra virgolette, più sporche e arrivare anche a delle vittorie. Noi sappiamo che la strada è questa, però è chiaro che sulla strada, anche se è quella giusta, non ti puoi fermare perché sennò rischi di essere investito. Dobbiamo continuare a correre forte, con la testa bassa, consapevoli dei momenti difficili che abbiamo vissuto e delle cose buone che abbiamo fatto. Io penso che se una squadra riesce ad andare in gol con più giocatori, forse vuol dire che ha più imprevedibilità, piuttosto che di squadre che hanno magari un attaccante che fa 20 gol, però magari con gli altri giocatori segnano pochissimo, quindi vorrebbe dire che in quel caso, se limiti quel giocatore lì, che è il protagonista assoluto della fase conclusiva dell'azione, molto probabilmente gli ha tagliato il 90% delle soluzioni d'attacco. Quindi io spero, anzi, che cominciamo ad andare in gol con più giocatori. Lo stiamo cominciando a fare. Ha fatto gol a Arrigoni, ha fatto gol Viero, ha fatto gol Cucurullo, ma mi aspetto gol dall'attaccante, dall'esterno, dai difensori, perché anche i difensori e i terzini devono cominciare ad andare a chiudere l'azione con violenza, anche perché, dico questo, perché hanno sempre avuto delle otte possibilità di andare a segno, quindi mi aspetto che diventiamo un po' una multinazionale, tra virgolette, del gol, andando a segno con più giocatori. Allora, non saranno convocati Rosso, non sarà convocato Chiarè Mateng e Trasciani, che ancora hanno bisogno di tempo per recuperare dalle microfratture che hanno. E Cucurullo a scopo precauzionale lo valuteremo fino all'ultimo secondo della partita, anche se non è niente di grave. Però dobbiamo tenere di conto che andremo davanti a tre partite in una settimana e quindi non dobbiamo assolutamente perdere nessun giocatore. Birligea è regolarmente in campo, è convocato, e Soprano è regolarmente convocato. E Mungo è a tutti gli effetti del gruppo, ha svolto tutte le sedute col gruppo.